Questo è un nuovo spettacolo, per modo di dire, perché nasce nel 98, la prima parte, il primo atto. Il secondo atto invece è stato scritto nel 2004, però già il primo atto andò in scena a Bologna in prima, diciamo così, nel 98. È uno spettacolo che è nato nei corridoi di ospedale, mentre aspettavo mia figlia, e quindi nelle paure, una volta ero a Roma, eravamo in ospedale, ho visto sopra una panca, c'era una scritta riservato a feti deformi. E eravamo lì, c'ero con la mia ex moglie, eravamo lì che aspettavamo e rimasi molto impressionato. Ecco, da questa impressione ho cominciato a inventarmi una storia che poi doveva diventare una storia un po' più complessa, un po' più di questo personaggio a due teste, ovvero quello che definiremmo un mostro, no? Appunto, oppure i gemelli siamesi, comunque qualcosa di anomalo, di anormale. Questa anormalità, questa doppiezza, mi ha fatto maturare un'idea di racconto che era anche la doppiezza interiore, la doppiezza come rapporto di coppia, la doppiezza come diversità, come non accettabilità, cioè dobbiamo essere unici con un unico pensiero, con un unico io, no? E quindi ho cominciato a scrivere un'apologia della diversità e della doppiezza, anche per il mio percorso di vita, che ho lavorato per più di 10 anni con i ragazzi disabili, quindi è stato per me era, come dire, una restituzione di senso e anche esistenziale. L'ho scritta a un certo punto, chiaramente gli ho dato un'intonazione comica, in alcune parti ovviamente anche drammatica, e nella storia, diciamo, questi due personaggi si parlano, litigano, sono due fratelli appunto attaccati che vivono sempre insieme, segregati dal mondo, quindi estraniati dal mondo, di cui non hanno una percezione, hanno una percezione soltanto del loro microcosmo, del loro vissuto e del loro discorso, del loro dialogo. In questo interviene una infermiera strana, che è una nuova infermiera, c'è un cambio. E qui si apre un altro tema, che è il tema invece sociale del voler rendere normale il totem. Il totem, che così si chiama perché è il totem della dualità, quindi del A e B, per l'appunto Ba. Su consiglio di molte persone, tra cui un'insistenza molto forte di Antonio Rezza, che ha visto lo spettacolo, gli era piaciuto tantissimo, e tutte le volte che ci sentiamo dice: ma perché non lo rimettete in scena? Perché è uno spettacolo che avvolge, coinvolge e dà poi ha una drammaturgia molto particolare. È tradizionale, perché ha veramente un'impostazione tradizionale, quindi c'è una storia, ci sono dei personaggi, c'è una vicenda, c'è una costruzione, un'elisse, però allo stesso tempo si rifà a un ultimo atto becchettiano, come se ci fosse un ritorno a un Beckett, però che riprende possesso della commedia, del teatro, della tradizione. Questa idea che negli anni mi si è sviluppata mi ha riportato a rifarlo, e a rifarlo in questa edizione, rimettendo un po' le mani nel primo atto, che era più datato di tutti, lasciando il secondo atto uguale, ma soprattutto riportando a una visione diversa la scena e il personaggio dell'infermiera, e quindi di ridare una vestitura più complessa e completa a questo spettacolo. Comunque rimane uno spettacolo di attori, cioè gli attori sono i protagonisti, devono parlare, è la velocità, le capacità tecniche, chi lo verrà a vedere capirà che proprio ci vuole, è un'esperienza attoriale enorme, cioè non si può scherzare con questo spettacolo, perché ci sono migliaia di parole sparate velocissime, il senso vanno raccontate, tutto è dialogo e monologo, è racconto altro e presente, è racconto al pubblico, ma il pubblico non c'è. Quindi è una cosa che ci lascia meditare a noi teatranti profondamente, e il pubblico, tutti quelli che l'hanno visto nelle scorse edizioni ci hanno chiamato, ritornano per fortuna, il teatro quindi ha già, prima di partire, un bel numero di prenotati, e quindi siamo contenti di farlo.